Buonasera a tutti, anche oggi continuiamo questo contatto virtuale per scambiarci qualche informazione, ma anche per dirvi che io ci sono, l'amministrazione comune c'è, non è lontana, ma combatte con voi questa battaglia contro il virus. Anche oggi il dato nazionale relativo alle persone che sono ammalate dà segnali di incoraggiamento, la curva continua a scendere, il che non significa cantare vittoria, non significa cedere a facile entusiasmo, al contrario, dobbiamo tenere duro, dobbiamo continuare a rispettare in modo rigoroso le norme di prevenzione perché questo è solo l'inizio della battaglia contro il virus. In particolare voglio fare riferimento a quelle persone che continuano a non comprendere la necessità di stare a casa e che continuano a cercare qualche, sono pochi, perché la stragrande maggioranza delle persone qui in città, nel territorio, dimostrano un senso civile, un senso di responsabilità altissimo. E ne paga anche le conseguenze perché non è facile essere reclusi in casa 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Mi riferisco però alle segnalazioni che continuano ad arrivare, soprattutto nelle zone periferiche di Pordenone, di persone che continuano ad andare a correre, a fare ginnastica, a fare i fatti loro. Beh, guardate, io cerco sempre di mantenere un certo aplomb, però devo dire che la voglia di usare termini un po' meno diplomatici ci sarebbe. Perché poi mi arrivano anche le mail o i messaggi su Facebook, perché ma per quale ragione noi non possiamo camminare, correre è una tortura, è una violazione, una privazione? Anzi, correre e camminare fa bene, certo che fa bene, però se tutti pretendono di avere quel diritto di camminare e di correre, anche gli altri pretenderanno di camminare e di correre. E le persone che dai condomini, dalle case, vedono le persone che corrono, le persone che sono a casa, recluse, che rispettano rigorosamente le norme, si arrabbiano. Si arrabbiano perché dicono, ecco, questo qui è un furbetto che corre, cammina, fa i fatti suoi, io non lo faccio perché rispetto le norme. In un momento di emergenza non mi pare davvero molto intelligente continuare a disquisire sul fatto che fare la maratona, correre, camminare, il nord del walking faccia bene o faccia male. Sappiamo tutti che l'attività fisica fa bene, ma in questo momento, per evitare anche la più improbabile fonte di contagio, bisogna stare a casa. E conseguentemente ho detto alle forze degli agenti di polizia municipale di essere rigorosi anche su questo, per una questione di parità, di rispetto degli altri. Se tutti stanno a casa, anche i maratoneti o i maratoneti della domenica, o quelli che adesso hanno un improvviso prurito alle gambe e devono camminare e correre, devono rispettare le norme. Lo facciamo tutti, lo facciano anche loro. Chiedo scusa per lo sfogo, ma è davvero incredibile, soprattutto alla luce delle mail o dei messaggi che arrivano. Cerchiamo di tenere botta, di tenere duro in questo momento, soprattutto se i dati, ripeto, sono in flessione. Fermo restando che la provincia di Pordenone, secondo i dati pubblicati dal Sole 24 Ore, tra ieri e oggi è la provincia che ha avuto il più alto balzo in avanti di ammalati rispetto alle altre province del Friuli Venezia Giulia. Quindi dobbiamo stare attenti. C'è una flessione generale, non dobbiamo cantare vittoria, ma teniamo ancora duro nel rispetto delle norme. Stiamo lavorando per reperire appartamenti o comunque strutture che siano disponibili ad ospitare i medici, gli infermieri, gli operatori sociosanitari che in prima linea stanno operando all'interno dell'ospedale per curare i malati di coronavirus. Abbiamo già trovato, perché c'è generosità e disponibilità da parte di persone che hanno appartamenti liberi per mettere a disposizione. Se qualcuno di voi avesse un appartamento, però sia chiaro, immediatamente fruibile, in maniera gratuita, salvo eventualmente le spese vive, può contattarci. Ripeto, non abbiamo la possibilità di perdere tempo, qui siamo tutto il giorno in un lavoro febbrile. Se qualcuno ha un appartamento, una casetta da mettere a disposizione in città, che sia immediatamente utilizzabile, quindi con acqua, luce e gas, in cui una persona possa entrare, un medico, e stare lontano da casa, ma in isolamento, tra virgolette, perché poi deve tornare a lavorare, ce lo faccia sapere. Mandi una mail a sindaco@comune.pordenone.it. Ripeto, sindaco@comune.pordenone.it. Già parecchi si sono fatti avanti, non solamente per le case e le abitazioni, ma per numerosi presidi che abbiamo donato a coloro i quali sono in questo momento in trincea ad operare contro la diffusione del virus. Alcuni ci hanno scritto che non trovano la possibilità di stampare l'autodichiarazione, persone che non hanno il computer o non hanno la stampante. Le abbiamo stampate noi qualche migliaia e le abbiamo distribuite attraverso i volontari della Protezione Civile in alcuni punti sensibili, alcune edicole, alcuni supermercati. Anche lì, se li trovate, prendete lo stretto indispensabile, non portatevi via risme di autodichiarazioni che devono servire all'intera comunità.
anche perché l'obiettivo principale, ripeto, è quello di stare a casa e non di trovare degli escamotage per poter girare in città. E per quanto riguarda le notizie che ci avete chiesto sulle case di riposo, beh, guardate, le case di riposo, oggi ho avuto un confronto via Skype con l'assessore Eligio Grizzo, le case di riposo sono le nostre di Pordenone, grazie a Dio, sicure. Grazie ai provvedimenti presi abbiamo zero contagi in questo momento, mentre come vedete in case di riposo di altri territori ci sono notevoli focolai che dobbiamo contenere. Al contrario, Pordenone per ora, grazie alla verifica della temperatura all'ingresso, il blocco delle visite dei parenti e dei protocolli particolarmente severi e rigorosi per l'accesso e per ovviamente la conduzione dell'attività ordinaria da parte di chi ci lavora, siamo riusciti ad avere contagi zero. Incrociamo le dita, speriamo di continuare così. Vi prego di non chiamare più il numero della Protezione Civile per proporsi come volontari. Ormai abbiamo raggiunto un numero più che considerevole e sufficiente per poter svolgere le funzioni che la Protezione Civile deve fare all'interno della città. Ringrazio tutti quelli che hanno chiamato. Usate quel numero solo ed esclusivamente se vi serve, se siete anziani e avete bisogno di portare a casa la spesa o i medicinali o per altri generi di necessità. Quindi chiamate solo il numero della Protezione Civile per reali esigenze, non più per proporsi come volontari. In tema di cantiere abbiamo ricevuto la risposta del prefetto, devo dire rapidissima. Però, come al solito, siamo un po' in Italia, quindi i cantieri potenzialmente potrebbero continuare, ma c'è un grosso problema di filiera. Vuoi il fornitore che non ti porta la materia prima, vuoi il manutentore che non ti può gestire il macchinario, vuoi il problema dei vettori. Conseguentemente stiamo, insieme all'assessore Mirante, cercando di capire quali sono i cantieri che necessariamente per legge dovranno continuare, per i quali abbiamo anche la disponibilità di maestranze di aziende, e quelli che, anche se dovrebbero e continuare, non lo possono fare per oggettive cause di forza maggiore, che quindi ci potrebbero comunque salvaguardare da qualsiasi tipo di ricorso. Vi invito a scaricare dal sito internet del comune le precauzioni, il vademecum di precauzioni che GEA ha pubblicato anche sul suo Facebook per quanto riguarda la gestione dei rifiuti in casa, sia per chi in casa ha una persona in isolamento o una persona positiva al tampone, c'è tutto un protocollo da seguire, sia per chi invece sta bene, ma magari usa guanti e mascherine per andare in giro e conseguentemente tocca superfici potenzialmente contagiate. Anche in questo caso troverete indicazioni molto utili su come poter smaltire quel tipo di rifiuti senza alcun problema per voi e per il resto della comunità. Anche qui però devo dire che oggi ho perso un po' la pazienza. Quando ho letto i giornali, ho visto le foto, le segnalazioni che sono pervenute dai nostri volontari su alcune zone della città, su alcuni bidoni della spazzatura che erano accompagnati all'esterno da masserizie, rifiuti di ogni genere e tipo, con la scusa che è chiuso l'ecocentro. Allora, innanzitutto l'ecocentro non è chiuso, l'ecocentro è aperto il sabato su appuntamento. Ma la cosa che mi fa arrabbiare è che questi non sono rifiuti legati al fatto che i cassonetti sono pieni, perché non c'è un'emergenza, salvo qualche segnalazione qua e là a cui provvediamo in tempi rapidissimi con GEA. Sono il frutto di chi sta svuotando le cantine e facendo lavori in casa, con l'invito che abbiamo fatto a tutti di non svuotare le cantine in questo momento e di non fare lavori in casa se non sono strettamente necessari, perché questo obbliga il comune e GEA a fare lavori straordinari. E dimostra anche l'inciviltà delle persone che lasciano e abbandonano tutto quanto lì. Se proprio li avete fatti, vi tenete i detriti, le masserizie, i rifiuti in casa e sabato prendete appuntamento e li portate all'ecocentro. Perché voi non potete neanche immaginare cosa significa una foto su Facebook con magari un bagno, una ruota o dei calcinacci messi accanto ad un bidone, scatena una riga di telefonate, di mail, di messaggi che mettono in difficoltà un comune che lavora a ranghi ridotti e che ha ben altre cose a cui pensare che non andare a pulire le porcherie e l'inciviltà delle persone. Quindi non è proprio il momento di essere superficiali, cerchiamo tutti di essere responsabili. Anche qui, ripeto, si tratta di una esigua minoranza che però fa più rumore e fa più sporco della maggioranza. Voglio darvi anche una comunicazione molto importante relativa alla distribuzione delle mascherine. Allora, da più parti, anzi, è stata un'autentica pioggia di richieste circa la veridicità della notizia secondo la quale la Protezione Civile regionale distribuirà a tutti i residenti delle mascherine. Beh, vi dico la verità, noi abbiamo risposto di no perché non avevamo avuto alcuna notizia in merito. Oggi invece è arrivata la notizia, e cioè pare che siano in arrivo centinaia di migliaia di mascherine per la regione che verranno distribuite dai nostri volontari, almeno due per famiglia. Ve le recapiteremo all'interno della cassetta delle lettere.
Uso il condizionale perché l'assessore regionale ha assicurato l'arrivo delle mascherine, ma ad oggi ancora non sono giunte. Quindi non andate in farmacia, non chiedete nulla, ve le porteremo a casa noi lasciandole nei vostri recapiti o comunque facendo in modo che ciascuno di voi possa avere questo minimo approvvigionamento. Stiamo anche valutando il rinvio del pagamento della Tari per le utenze private, per quelle non domestiche, cioè per tutte le attività, per i negozi, per i commercianti, per i pubblici esercizi, l'avevamo già previsto. Cercheremo di rinviarla. Fermo restando, e domani ci tornerò, che le conseguenze di questa emergenza sui bilanci comunali sono autenticamente catastrofiche. E dovete sapere che noi non vendiamo nulla, noi lavoriamo con i soldi che incameriamo dei contribuenti. Conseguentemente, questi rinvii si possono fare, però avranno delle ripercussioni sul flusso di cassa dei comuni. Su ciò che si potrà fare per mitigare questi tributi, francamente non me lo so dire perché o interviene qualcuno più in alto di noi a dare dei soldi anche ai comuni, altrimenti sarà durissima. Perché quei soldi sono per pagare la luce, il riscaldamento, le strutture scolastiche, gli asili, i cuochi, le mense, tutto ciò che dovrà poi ripartire quando l'emergenza sarà finita, ma anche tutto ciò che continua ad essere pagato anche con l'emergenza. Ma domani, ripeto, sarà molto più chiaro, fermo restando che le entrate del comune stanno naturalmente diminuendo. Stanno naturalmente diminuendo. Comunque, ripeto, cercheremo di rinviarla tra domani e dopodomani per consentire almeno di respirare un po' di più rispetto a scadenze e incombenze che stanno in capo ai cittadini. Detto questo, io vi saluto, vi raccomando ulteriormente, lo so che divento pesante, pedante, ripetitivo, di rispettare le norme di sicurezza. È un periodo duro per tutti, guardate, per tutti, nessuno escluso. Quindi cerchiamo di farci forza nella consapevolezza che ciascuno di noi in questo momento sta attraversando un periodo molto difficile. Però guardate che il dato nazionale di flessione di quella curva è un dato che ci deve incoraggiare, ci deve spingere a trovare le energie necessarie a stare chiusi in casa ancora per qualche settimana. Poi non lo so se le cose miglioreranno repentinamente, ma sicuramente non sarà un periodo così breve. Ma nel momento in cui rispettiamo tutti quanti le norme, questo incubo finirà prima. Teniamoci duro, stringiamo i denti, in bocca al lupo a tutti, un abbraccio virtuale.